Buonasera, buonasera, mezzanotte 50, benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. Apriamo con l'economia perché nel nostro paese ci sono segnali che parlano di un arresto della deflazione, un segnale positivo, un dato positivo, ma che a ben guardare non certifica una reale ripresa. È vero, i prezzi sono tornati a crescere e non succedeva in questo modo da addirittura 4 anni, marzo 2013 per l'esattezza. Ma se forse possiamo pensare di essere usciti dalla deflazione, questo non vuole affatto dire che stia aumentando la domanda di beni e di conseguenza i prezzi, ovvero che si stia andando verso quel leggero aumento dell'inflazione tanto auspicato dalla Banca Centrale Europea. Il perché è presto detto. L'inflazione ha avuto un'impennata dello 0,3% su base mensile e dell'1,5% su base annua. Ma a trainare l'aumento dei prezzi, soprattutto negli ultimi tempi, sono stati i generi alimentari, che hanno risentito del maltempo di gennaio e febbraio e il rincaro di benzina e gasolio. Insomma, nessuna vera ripresa, anzi il rischio molto concreto che gli aumenti vadano semplicemente a pesare sul portafoglio delle famiglie, senza mettere invece in moto il circolo virtuoso dell'economia. Non a caso, dalla Banca Centrale al momento non arriva alcun segnale di voler interrompere il quantitative easing, ovvero le iniezioni di liquidità che, benché rallentate, vanno comunque avanti. Dal Ministero dell'Economia intanto arriva la fotografia fiscale del nostro Paese. Il reddito medio degli italiani è cresciuto dell'1,3% nel 2015, arrivando a 20.690 euro. Il 94% dei contribuenti sta sotto i 50.000 euro di reddito. Sono aumentati di poco, 40,8 milioni, coloro che hanno presentato la dichiarazione IRPEF. Tuttavia, in 10 milioni non hanno pagato. Non sono evasori, ma gente che guadagna così poco da non entrare nell'area di tassazione. Per quanto riguarda il bonus degli 80 euro, è aspettata 11,9 milioni di persone per 9 miliardi di spesa complessiva. In 966 mila casi, chi lo ha incassato ha dovuto restituirlo integralmente in sede di dichiarazione. In altri 765 mila, invece, c'è stato un rimborso parziale. La mia vita non ha senso, trovo più dignitoso e coerente terminare questa agonia. È il testamento di J. Fabo, morto ieri in una clinica di Zurigo con il suicidio assistito. Nella stessa struttura, oggi è stato aiutato a morire un pensionato veneziano di 65 anni, gravemente malato. Il testamento di DJ Fabo, una lettera pubblicata dopo la sua morte dove Fabiano Antoniani racconta i suoi 40 anni di vita, la passione per la musica, i viaggi, l'incidente e poi il buio e l'immobilità degli ultimi 2 anni e mezzo. Ancora una volta spiega la sofferenza e la disperazione. Fermamente deciso, trovo più dignitoso e coerente per la persona che sono terminare questa mia agonia, scrive Fabo, che ha scelto di morire con il suicidio assistito in Svizzera in una clinica dell'associazione di Dignitas. Nella stessa struttura oggi un altro italiano, Gianni Trez, 65 anni, è morto secondo la sua volontà con la pozione a base di pentobarbital. Marco Cappato, l'esponente dei radicali che per conto dell'associazione Luca Coscioni ha accompagnato Antoniani a Zurigo, si è autodenunciato ai carabinieri verbalizzando di aver aiutato altre persone e raccontando che altri italiani hanno avuto il consenso dei medici svizzeri al suicidio assistito. Non si può fare finta di niente, dice Cappato, che chiede allo Stato di assumersi le sue responsabilità. Per il reato di istigazione o aiuto al suicidio la pena è dai 15 ai 12 anni. La Procura di Milano ha già assegnato il fascicolo. Una sentenza della Corte di Appello di Trento è destinata a fare storia. Per la prima volta è stata riconosciuta da una coppia gay la paternità anche per il partner senza legame biologico. I due uomini sono diventati papà di 2 gemelli grazie alla GPA, la gestazione per altri o maternità surrogata. L'ordinanza della Corte d'Appello ha ritenuto valido il certificato dei bambini nati negli Stati Uniti che afferma la doppia genitorialità applicando una recente sentenza della Cassazione. Si stabilisce il principio che non contano le tecniche di procreazione, ma il diritto dei minori di riconoscere come genitori coloro che si prendono cura di loro. Veniamo alla politica. La scissione nel PD si è concretizzata anche in Parlamento. Sono nati 2 gruppi alla Camera e al Senato del Movimento Democratici e Progressisti. Si tratta di 36 deputati e 14 senatori usciti dal Partito Democratico e da Sinistra Italiana.
Costituiti i nuovi gruppi del Movimento Democratici e Progressisti, 14 senatori, tutti ex Dem, 36 deputati, che forse diventeranno 37, tra cui 20 ex del Nazareno e 16 fuoriusciti da Sinistra Italiana. Il presidente del gruppo alla Camera sarà Francesco La Forgia, invece al Senato sarà Cecilia Guerra. Roberto Speranza, uno dei leader della nuova formazione, annuncia: con questi numeri siamo già la quarta formazione politica parlamentare. Inoltre, il giovane deputato spiega: condividiamo la linea di Sinistra Italiana, però seguiamo il nostro percorso, la nostra è una linea di responsabilità, non di avventura. E il neo capogruppo La Forgia aggiunge: non mancherà un solo numero all'attuale maggioranza. Nella sostanza, per la maggioranza dei democratici e progressisti, si tratterà di trovare continuamente un difficile equilibrio tra l'impegno a far proseguire la legislatura e l'opposizione al PD renziano. Al Nazareno invece si lavora al congresso. Renzi va a Firenze, nel suo circolo, vie nuove, per rinnovare la tessera. Sembra raggiunto a livello nazionale l'obiettivo di 400.000 iscritti, una quota in linea con il 2015. Sul fronte interno si registra oggi la scelta di Anna Finocchiaro di schierarsi con Andrea Orlando per fare un partito di nuovo plurale, dice la ministra. Per la grazia parziale di un anno concessa dal Presidente della Repubblica Mattarella, l'ex agente della CIA Sabrina De Sousa non finirà in un carcere italiano, esattamente come gli altri 22 agenti della CIA che parteciparono al sequestro e al rapimento a Milano dell'ex imam egiziano Abu Omar nel 2003. Il colpo di scena a poche ore dall'estradizione che era prevista in Italia domani. Il presidente della Repubblica Mattarella ha concesso la grazia parziale a Sabrina De Sousa, ex agente della CIA coinvolta nel rapimento di Abu Omar, l'imam egiziano sequestrato a Milano nel 2003. Alla De Sousa, che si trovava in Portogallo e ritenuta uno degli organizzatori del sequestro, è stata concessa la riduzione di un anno rispetto alla pena residua di 4 anni, che era stata stabilita dalla Corte d'Appello di Milano nel 2010, dopo una prima condanna a 7 anni nel 2006, già ridotta per effetto dell'indulto. Quanto basta per evitare l'estradizione nel nostro paese? I 3 anni ancora da scontare non comportano la sua permanenza in carcere. Per la donna sarà sufficiente un periodo in affidamento ai servizi sociali per estinguere ogni pendenza giudiziaria. In serata la Procura Generale della Corte d'Appello di Milano, prendendo atto della decisione del Quirinale, ha revocato l'ordine di esecuzione. Secondo il suo difensore, la De Sousa, che ha una doppia cittadinanza portoghese e americana, potrebbe tornare ugualmente in Italia nelle prossime ore per formalizzare la sua posizione con le autorità giudiziarie alla luce degli ultimi avvenimenti. Ed ora parliamo di calcio con la semifinale di andata di Coppa Italia fra Juventus e Napoli. Ebbene, hanno vinto i bianconeri 3-1, ma non sono mancate forti polemiche sull'operato dell'arbitro alla fine dell'incontro. Il Napoli spaventa la Juve, ma poi sono i bianconeri ad ipotecare la finale di Coppa Italia. La squadra di Sarri ha provato a giocarsela, ma lo ha fatto soltanto nel corso del primo tempo, mostrandosi dinamica e intelligente, quasi mettendosi alle spalle le seratacce di Madrid e dell'Atalanta. La rete di Callejon a chiusura di tempo illude il Napoli, che poi però si scioglie nella ripresa, causa soprattutto il cambio di modulo di Allegri e l'ingresso in campo di Cuadrado, ormai quasi sempre decisivo. C'è da aspettare poco per toccare con mano la reazione della Juve. Subito Dybala si procura il rigore, il fallo è di Koulibaly e la trasformazione dello stesso argentino per il momentaneo pareggio. I bianconeri trovano spazi con le geometrie di Pjanic e le giocate di Mandzukic e Higuain. È proprio il Pipita a realizzare la rete del raddoppio, complice l'uscita azzardata di Reina. La Juve gestisce i ritmi e trova ancora la via del gol su rigore. Anche il Napoli protesta per un fallo subito in area, ma la ripartenza di Dybala premia Cuadrado, travolto dall'uscita di Reina, che tocca anche la palla. Per Dybala doppietta personale, per la Juve è più di mezza finale in tasca. Bene, è il nostro ultimo servizio. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento.